Buonasera e benvenuti a questo incontro, a questa intervista di questa sera che segue quella di mercoledì scorso, 2 giorni fa, in cui la nostra presidente Antonella Baiser ha intervistato Daniele Casoni, psicologo, docente del corso di psicanalisi. Questa sera invece intervisteremo Andrea Di Lenardo, che è giovanissimo storico e scrittore, docente presso l'Università Senza Età Città del Trattato per i corsi di egittologia e di storia delle religioni. Andrea Di Lenardo, dicevo, molto giovane, ma all'attivo già diverse pubblicazioni, non è nuovo a Campo Formido, perché diciamo che è stato qui da noi nell'ambito delle attività dell'Associazione Amici del Trattato per diversi appuntamenti nel corso degli ultimi anni, e torna adesso appunto per raccontarci un po' come si svolgeranno i suoi corsi. Ciao Andrea, benvenuto. Ciao Diego, grazie dell'invito, insomma, della possibilità di spiegare un po' di che cosa parlerò in questi corsi e così abbozzare anche già qualche concetto. E grazie che ci sto seguendo da casa. Grazie chiaramente a chi ci sta seguendo e a chi si unirà anche in seguito. E vi dico subito che chiaramente potranno essere poste domande, quesiti e qualsiasi altra richiesta attraverso i commenti sotto al video e anche attraverso il nostro canale WhatsApp che risponde al numero 0432652376. Quindi scriveteci i vostri pensieri, le vostre riflessioni per appunto Andrea Di Lenardo. E niente, allora direi che possiamo cominciare. Anzitutto, chiederei così, io ho fatto una sommaria presentazione, ma chiederei ad Andrea così di presentarsi, di raccontare un po', così qual è stato il suo percorso, anzitutto di studi, diciamo, ecco. Hai all'attivo già una decina di saggi, no? Di libri. Sì, no, meno, diciamo, poi con articoli sempre divulgativi. E adesso sto, beh, lavorando alla tesi magistrale che spero poi di poter pubblicare. Senz'altro sarà il lavoro, penso, più significativo. Io nasco nel 94, ho 26 anni, faccio 27 il 12 aprile, mi diplomo, scusate, al Liceo Classico Gaspare Bertoni di Udine, appunto, che ha vari indirizzi, ho fatto quello classico e poi mi sono laureato in storia all'Università di Venezia a Ca' Foscari. E poi ho proseguito gli studi con il corso di laurea interateneo magistrale in scienze dell'antichità, archeologia, storia e letterature, curriculum archeologico, appunto interateneo, come dicevo, all'Università degli Studi di Udine e all'Università degli Studi di Trieste. Già quest'estate ho tenuto il corso di egittologia con voi, appunto all'Università Senza Età di Campo Formido. E adesso, come dicevi, ripropongo due egittologia, un corso di egittologia e un corso di storia della religione. Tra l'altro, Ecco, ma la. sì. Come nasce? Ecco, diciamo andando un po' prima e poi entriamo anche nel merito così delle tematiche che affrontiamo brevemente questa sera. Come nasce, diciamo, la tua passione per queste, e abbiamo parlato di egittologia e storia delle religioni, ma in realtà ci sono anche tante altre cose, e magari dopo parleremo di qualcuno dei tuoi libri. Come nasce questa passione? Come nasce questo interesse? E raccontaci un po'. Da cosa viene? Ma allora, io ricordo che quando avevo credo circa 5 anni, poteva essere il 99, usciva un'enciclopedia della De Agostini a fascicoli, credo settimanali, che mio nonno mi regalava, materno, e da lì ho imparato, ho iniziato ad appassionarmi. C'erano le VHS, c'erano i fascicoli scritti e c'erano anche delle statuette, riproduzioni di reperti egizi. Così significativi e così ho iniziato ad appassionarmi. Poi mia mamma sin da piccolo mi leggeva delle versioni semplificate per bambini dei miti greci, delle argonautiche, dell'Iliade, dell'Odissea, delle forme così semplificate e a questo si è
Quindi dalla parte di egittologia alla parte di mitologia classica, letteratura classica, epica, e si è poi aggiunto come interesse quando ero alle medie, in prima media, verso la fine della prima media, l'interesse per la biblistica, in particolare neotestamentaria, poi anche veterotestamentaria, e poi da lì, insomma, ho iniziato ad approfondire queste tematiche, insomma, a studiarle, prima da appassionato, poi a livello universitario. E insomma, è quello che poi vorrei continuare a fare, insomma, anche dopo la magistrale. Chiaramente, vedremo, insomma, in che forme, con che possibilità, ma senz'altro questo. La storia antica per l'ambito vicino orientale, soprattutto, e in particolare, boh, ebraica, evidentemente, soprattutto, ma non solo, appunto, l'Egitto, vicino, ma soprattutto da un punto di vista dei sistemi di credenze, cioè dell'antropologia delle religioni, cosiddetta della storia delle religioni. Ecco, questo è l'aspetto che mi interessa di più, non tanto, cioè, che poi in realtà sono tutti aspetti correlati, ma non tanto quello della cultura materiale esclusivamente, insomma, o di altri aspetti più evenemenziali, insomma, la storia dei fatti, ma proprio dal punto di vista dei sistemi di credenze, quindi delle rappresentazioni simboliche. Questo è quello che mi interessa di più, sicuramente. Ecco, ma entriamo diciamo un po' più nel merito, perché così spieghiamo anche ai nostri ascoltatori che cominciano anche a salutarci, e salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo e quelli che stanno commentando. E vedo appunto anche qualcuno come la signora Luce, che è una nostra, appunto, è una tua corsista di questo corso sperimentale online in presenza che abbiamo tenuto doppia modalità quest'estate. E appunto ti chiedo, appunto, dacci una definizione. Cos'è l'egittologia? Quando nasce? Come si sviluppa? E così, molto brevemente, giusto per spiegare un po' ai nostri ascoltatori di cosa si tratta. Allora, egittologia è una disciplina archeologica e storica che si occupa, beh, come lo dice già il nome, di Egitto. E fin qua sembrerebbe semplice, però diciamo che in realtà è una disciplina che è multidisciplinare, nel senso che egittologia significa studio, appunto, discorso logico, no? Logia. Dell'Egitto, ma intervengono vari settori disciplinari. Quindi è lo studio di una data cultura, innanzitutto non dell'Egitto moderno, dell'Egitto musulmano, cioè dell'Egitto medievale, ma dell'Egitto antico. Quindi già qua si è un termine temporale. Da quando? Beh, da quando si può parlare di storia? La storia, qualunque storia, nasce con la scrittura. Non si può parlare di storia prima della scrittura, perché ovviamente la storia è prima di tutto racconto. Se non abbiamo un medium, che è quello scritto tramite il quale raccontare, ovviamente c'erano sicuramente storie, c'erano narrazioni, c'erano sicuramente autorappresentazioni delle culture pre-storiche, appunto preistoriche, ma erano orali, non le possediamo. Oppure erano trasmesse solamente sotto forma di affreschi, no? Pensiamo alle pitture rupestri, no? Quella è una narrazione, ma ovviamente non è storica, è pre-storica. Quindi si può parlare di storia quando la nascita della scrittura, che poniamo intorno al 3000 a.C., e lì nasce la storia egizia, perché in Egitto nasce la scrittura, così come nasce contemporaneamente circa nel Vicino Oriente, così come nasce autonomamente anche in altre zone, ma adesso non entro nel merito. In Egitto nasce la scrittura geroglifica, intorno al 3000, e succede un altro fatto importante, cioè i regni diversi, le unità statali, comunque territoriali, statali forse un po' un azzardo, ma entità diverse, politicamente diverse, si uniscono. L'Alto e il Basso Egitto nell'iconografia, probabilmente è una semplificazione, e quindi nasce lo Stato egizio. Da lì si inizia a studiare l'egittologia. È chiaro che poi si studia in realtà nell'egittologia anche, ci può essere come ambito di interesse, l'analisi di quello che è stato prima, quindi prima della prima dinastia, prima dell'unificazione. Però, ecco, se vogliamo dare un termine così generico, egittologia, ed è anche vero, ecco, tra parentesi, che gli egittologi si possono occupare anche di cultura nubiana, per esempio, cioè dello stato a sud,
dell'Egitto antico. Però, grosso modo, potremmo parlare dell'Egitto, quindi ciò che va dal delta del Nilo fino al confine con la Nubia, e che ha da una parte a oriente il Mar Rosso e dall'altra parte i deserti dell'Africa settentrionale, e che va dal 3000 a.C. circa 3100-2900, in base alle cronologie, che sono spesso contraddittorie, insomma, sono diverse, sono ipotetiche, sono ricostruite, fino a convenzionalmente il 31 a.C., la battaglia di Azio, in cui Marco Antonio e Cleopatra vengono sconfitti da quello che noi moderni chiamiamo Ottaviano, e in realtà poi l'anno dopo l'Egitto, nel 30, l'Egitto diventa possesso romano, imperiale. Comunque questa, ecco, è la storia d'Egitto di cui si occupa fondamentalmente l'egittologia. Da quando esiste l'egittologia, beh, da Napoleone, voi lo sapete bene, visto che siete la città del trattato, Napoleone, nella campagna d'Egitto, permise la nascita dell'egittologia, permise quel processo di interesse che portò poi François Champollion a decifrare, alla decifrazione della stella di Ar-Rashed, cioè di Rosetta, della prima parola, Cleopatra, che è appunto proprio la prima parola decifrata grazie a una stela trilingue conservata oggi al British Museum. Perché al British Museum? Perché quando Napoleone viene sconfitto a Waterloo degli inglesi, molte delle E dei reperti che avevano sottratto l'Egitto i francesi, come si usava in epoca coloniale, così come ai greci, ai persiani, eccetera, eccetera, e agli iracheni, verrà poi portata in Inghilterra. E quindi l'egittologia ha approssimativamente 2 secoli e qualcosa, e qualche decennio. Ovviamente è cambiata molto nel tempo da un punto di vista dello sviluppo delle tecniche archeologiche, questo è chiaro, ma si è arrivati fondamentalmente a decifrare la scrittura e a conoscere una storia che prima era assolutamente ignota o peggio, relegata al mito, alla leggenda, a credenze, insomma, prescientifiche sull'Egitto, terra in qualche modo della conoscenza, no? Della luce, della conoscenza orientale, quindi vista soltanto in un'ottica misticheggiante e ovviamente non scientifica. Dell'Egitto, prima della decifrazione del geroglifico, quindi della nascita dell'egittologia, si conosceva soltanto quello che i greci e i romani ci avevano detto degli egizi, fondamentalmente, o qualche passo di Manetone, storiografo egizio, quello che Erodoto ci aveva detto dell'Egitto, e che spesso non corrisponde, o almeno a volte non corrisponde alla realtà storica. E quindi l'egittologia, potremmo così, in modo magari un po' poetico, definirla quella possibilità, la facoltà che abbiamo dato agli stessi egizi tramite la decifrazione della loro lingua di raccontarci loro stessi, di raccontarci la loro storia, raccontarci la loro cultura. Certamente. Quindi, bene, grazie allora della spiegazione, insomma, completa. E così entriamo magari un po' più nel merito di come si svolgerà anche questo corso che noi proponiamo. Quindi un corso che vedrà 10 lezioni di circa un'ora per appunto 10 settimane. Avrà inizio all'inizio della prima settimana di marzo e si svolgerà in modalità online. Chiaramente potrà essere possibile, qualora fosse possibile, riprendere anche delle attività in presenza, eventualmente affiancare anche qualche posto in presenza in doppia modalità. Chiaramente è un periodo in cui tutto è un po' incerto. Comunque il corso è online sulla piattaforma che metteremo a disposizione. Ma diciamo andando invece proprio ai contenuti del corso, molto brevemente, come lo porterai avanti, quali tematiche affronterai maggiormente ed eventualmente ci sarà la possibilità anche di proseguire con un ulteriore corso di approfondimento per chi volesse, sempre parlando di egittologia. Sì, assolutamente. Allora, il primo corso si è tenuto quest'estate, tra luglio e agosto.
Io lascerei proprio la possibilità aperta in base al tipo di interesse, il tipo di iscritti, nel senso che se si dovessero iscrivere le stesse persone che hanno già seguito il primo, chiaramente sarà un prosieguo. In 10 lezioni si è così tratteggiata un po' una linea del tempo con alcuni approfondimenti su alcuni elementi, ma ovviamente se ne potrebbe parlare veramente per ore, anzi per anni, evidentemente, visto che l'egittologia ha più di 2 secoli di storia. E quindi, se gli iscritti fossero gli stessi, proporrei proprio un corso approfondito con degli elementi diversi. Se gli iscritti fossero invece completamente nuovi, si potrebbero riproporre alcuni dei concetti di base elementare dell'altro corso. Insomma, quindi vediamo un po' in base all'interesse che c'è. Certo, l'altra volta ho fatto appunto un corso più introduttivo in cui ho spiegato quali sono le periodizzazioni, le epoche, le varie età che si susseguono nella storia dell'Egitto, dell'Egitto antico soprattutto, ma non solo. Ho parlato di come funzionava il sistema statale che è rappresentato dalla figura del faraone, nella successione delle dinastie, nel momento fondativo dello Stato, della monarchia egizia, con appunto gli approfondimenti sulla scrittura, il geroglifico, i sistemi di credenze, le divinità principali, anche dalla prospettiva greca, cioè quella dell'interpretazio, come i greci identificavano le divinità egizie con le proprie divinità. Approfondendo alcune epoche, quella degli Hyksos, un'epoca di grande transizione, di grande cambiamento nella storia d'Egitto, di grande destabilizzazione politica, e il periodo dei popoli del mare, anzi, il periodo di Akhenaton, il padre di Tutankhamon, significativo per la rivoluzione o riforma, insomma, dipende dai punti di vista, ma comunque un grande cambiamento significativo e radicale nella quella che potremmo definire così religione, ma poi forse torneremo meglio in relazione all'altro corso, quello di storia delle religioni, sul concetto di religione, sul significato di religione, e una forma che è stata salutata da alcuni come monoteismo, quindi l'ho sicuramente approfondita. Il periodo dei popoli del mare, che è un altro tema di mio grande interesse, che permette un'ottica internazionale, geopolitica, potremmo azzardare, sul Mediterraneo, sempre da una prospettiva egizia, per poi arrivare, insomma, alle ultime epoche, quando l'Egitto perde la propria autonomia perché diventa possedimento assiro e successivamente è persiano achemenide, per poi arrivare di conseguenza in eredità a Alessandro Magno, una volta sconfitto a Gaugamela l'impero persiano, e quindi poi, come dicevo prima, da Alessandro Magno, i regni ellenistici ai Tolomei, o meglio Tolemei, sovrani d'Egitto, che culmineranno da Tolomeo I, Sotere I Lagide, a Cleopatra, l'ultimo faraone, regina faraone, Cleopatra VII Teofilopatore, che verrà sconfitta, come dicevo, nel 31 a.C. con la battaglia di Azio da Ottaviano. Certo, Quindi quindi una sorta di introduzione è stato il programma del luglio e dell'agosto. Ripeto, se ci saranno iscritti completamente nuovi, è chiaro che almeno alcuni di questi concetti di base, introduttivi e periodizzanti andranno ripetuti. Se invece gli iscritti saranno gli comunque ogni stessi. corso è sempre diverso in qualche modo, no? Quindi Sì, non beh, è, questo, diciamo, non, questo anche se lo sicuramente. riproponiamo. Lo cominceremo a proporre, diciamo, ogni anno, sicuramente non sarà mai uguale. Allora, anzitutto, prima di andare Certo. avanti, ti faccio subito la domanda. Chiedono appunto da WhatsApp perché l'Egitto ha sempre esercitato un fascino particolare. Brevemente, così poi passiamo anche al prossimo corso. Ma allora, un po' penso per la massima pre-egittologica, quindi ovviamente dei secoli precedenti rispetto al periodo di Champollion, di Napoleone, eccetera, eccetera, la massima europea secondo cui ex oriente lux, no, dall'oriente la luce. Ciò che è orientale, che è esotico, la fascinazione dell'esotico che c'è in Occidente da tanto, già in età romana, i culti in età romana imperiale, i culti
orientali generavano fascinazione. Pensiamo alla Mater Magna, no? Cibele, al culto di Mitra, al culto di Iside e Serapide, che arriva fino ad Aquileia, insomma, quindi arriva nell'impero romano, nella parte proprio occidentale europea, si diffonde. Quindi, in qualche modo, una fascinazione dell'Egitto c'era già in età romana. Ma poi appunto questa idea della luce, della conoscenza che arriva dall'Oriente e c'è, se vogliamo, simbolicamente anche nel Vangelo di Matteo, nell'episodio in cui Gesù si manifesta, appunto, l'Epifania, Epifanio, ma in cui Gesù si manifesta e si manifesta che cosa? Dei magi dell'Oriente, in questo caso probabilmente persiani, no? I magoi. Ma questa idea dell'Oriente esotico, che poi purtroppo ha influenzato anche gran parte dell'antropologia fino a una certa revisione di alcuni decenni fa, per cui un po' il mito del buon selvaggio di Rousseau, se vogliamo, no? E quindi fondamentalmente una resa stereotipica di ciò che è l'Oriente. E l'Egitto in tutto questo è senz'altro quell'Oriente che è più magnifico, no? La piramide d'Egitto, le piramidi di Giza, la piramide di Cheope è una delle meraviglie del mondo antico, la Sfinge, il Nilo che già di per sé stesso, già nell'antichità, già in antico era salutato come un fiume che scorre al contrario rispetto ai grandi fiumi dell'antichità. Quindi l'eredità egizia è un po' un'eredità che poi passa alla Persia, che poi passa alla Grecia, che poi passa a Roma. E tramite questi passaggi viene mitizzata, viene esotizzata. Il fatto di non riuscire a fare i geroglifici è senz'altro un elemento impressionante che ha sviluppato l'interesse, un interesse appunto prescientifico di alchimisti, di maghi, di esoteristi per tutto il Rinascimento. Con tentativi, insomma, di traduzione che leggevano i geroglifici solo come simboli magici, pensiamo a Athanasius Kircher, per esempio. Quindi l'elemento dell'ignoto, del non conosciuto, insieme all'elemento dell'Oriente, no? E dell'idea che appunto la conoscenza arrivasse dall'Oriente, ex Oriente Lux, la luce, insomma, no? Una luce, un fuoco della conoscenza, prometeico, metaforico, se vogliamo. E poi ovviamente l'aumento della decifrazione, un mondo intero da scoprire e anche da saccheggiare, senz'altro. Cioè, Francia e Regno Unito sono potenze coloniali che possono mettere le mani su un bottino culturale e archeologico non Non indifferente. poca, esatto, non indifferente. Allora io Però ricorderei appunto anche la giornata in cui si svolge questo corso, che è il giovedì dalle 18 alle 19, e abbiamo detto da inizio marzo. Per qualsiasi informazione potete sempre telefonarci o scriverci su WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione 0432 652376 o scriverci alla nostra email universitasenzaeta@yahoo.it. Proseguendo, andando avanti anche con l'altro corso, quindi andiamo un po' a parlare di storia delle religioni. Prima di diciamo, entrare nel merito, prima tu hai accennato anche agli Ixos, e quindi mi viene in mente il tuo, se non sbaglio, primo libro, Israeliti e Ixos. Quanti anni avevi quando l'hai scritto? Ma avevo iniziato a 17, poi è stato pubblicato fino avevo 22, Quindi quindi diciamo, sì, poi da lì 5 più o meno anni ne hai fa pubblicati. ormai, 5 anni fa quasi, sì. Esatto. Quindi più o meno poi da lì ne hai pubblicati, insomma, diversi. Allora, chi sono gli Ixos? Ti chiedo perché secondo me non tutti, diciamo, chiaramente lo sanno. Non so se l'avevi spiegato prima o no. Racconta un po' chi sono gli Ixos e poi No, ne entriamo avevo nel merito. parlato nel primo corso, ma Ixos è la resa greca che troviamo in Manetone nei suoi Aegyptiaca, cioè cose d'Egitto, fatti d'Egitto, evidentemente, quindi storia d'Egitto, storiografo egizio che scrive in greco di età tolemaica, in cui rende con questo termine quello che in egizio è Heka Hasut, che significa capo dei paesi stranieri. Sono quindi una dinastia, la quindicesima faraonica, e probabilmente anche la sedicesima, che però
appunto con ogni probabilità costituisce una sorta di dinastia di vassalli, quindi di regnanti locali, che durante il secondo periodo intermedio prende il controllo del Nord Egitto, quindi lo stato centrale che perdurava da circa 1500 anni, dal 3100, dal 2900, insomma intorno al 3000 a.C., quell'unità che faceva tale l'Egitto, Tawi, le due terre, è duale, e l'Egitto è sempre percepito dagli egizi stessi come duale, dall'unione del Nord e del Sud, dal Basso Egitto e dal Nord Egitto, e dal Basso Egitto che è il Nord Egitto, e dall'Alto Egitto, che è l'Egitto invece meridionale, e con il secondo periodo intermedio, questa unità viene scissa, è un'invasione repentina e violenta, secondo Manetone, oppure, come sembrerebbe suggerirci l'archeologia, una penetrazione graduale di genti dalla terra di Canaan, cambia il profilo politico del nord del paese. Questo elemento è interessante perché senz'altro gli Hicks, se questo lo notava già William Matthew Flinders Petrie, un grande egittologo inglese che ha cambiato l'egittologia e le ha dato un rigore scientifico e una modernità di indagine archeologica che precedentemente non aveva, per intenderci, si aprivano insomma le piramidi con la dinamite. E si considerava di valore solo ciò che era esteticamente bello, una visione storico più da storico dell'arte che da archeologo delle antichità, comunque insomma, una visione evidentemente prescientifica e premoderna. Ecco, Petrie già si rende conto che gli Hyksos e gli Israeliti hanno, anche dal punto di vista della cultura materiale, tanto in comune. Scriverà insomma, una pubblicazione su questo, ma ci sono molti elementi, sia da un punto di vista cultuale, che da un punto di vista onomastico, che da un punto di vista semplicemente venemenziale, che potrebbe far pensare che gli eventi relativi agli Hyksos abbiano costituito una sorta di canovaccio di eventi che poi sarebbero stati reinterpretati, mitizzati e rielaborati all'interno del testo biblico. Quindi questa è certamente una tesi interessante. Allora tu hai tenuto, proseguendo nel nostro discorso, hai tenuto, se non sbaglio, tre interventi all'interno di alcuni seminari tenuti all'Università Ca' Foscari di Venezia in tema di storia delle religioni e te ne occupi anche nei tuoi libri e adesso anche con questo corso. Spiegaci cos'è, diciamo, come si articola brevemente, come si articola la storia delle religioni. Sì, io mi sono laureato, appunto, ho ottenuto, come accennavi, tre interventi seminariali appunto, nel seminario Poichilia di Storia delle Religioni dell'Università di Venezia Ca' Foscari, organizzati dalla professoressa Sabina Crippa, che è stata anche la mia relatrice nella laurea in Storia a Venezia. Io mi sono laureato in Storia, ma specificamente in Storia delle Religioni, con una tesi sulla circoncisione, sui significati politici della circoncisione, nel momento di rottura, di genesi, se vogliamo, di scissione dal cristianesimo, dall'ambiente giudaico da cui si era generato. E quindi in una dialettica, una visione dialettica come nascita del proto-cristianesimo e politico e sociale che era centrato sul rito della circoncisione, che è un elemento culturale, un elemento antropologico e politico di appartenenza. Insomma, qua non mi dilungo, però senz'altro nel corso di storia delle religioni all'Università Statale di Campoformi approfondiremo questa tematica, perché secondo me è un esempio perfetto per avanzare una critica all'impianto sociologico classico di Emil Durkheim, che vede un rapporto biunivoco tra società e religione. Facendo un passo indietro, allora, la storia delle religioni è un ramo della storia che si occupa delle religioni. Questa categoria di religione è, a mio avviso, poco corretta, e su questo ragioneremo nel corso,
Perché bisognerebbe, secondo me, accettare, la proposta che viene dal mondo antropologico che sostiene che sia meglio parlare di sistemi di credenza anziché di religione. Questa non è una questione da poco, perché religione, religio, religio. Scusa se ti interrompo, grazie, grazie a Stefano che ci scrive un argomento interessante, ma purtroppo vi devo salutare, complimenti, quindi grazie di averci seguito e ecco, scusa, vai avanti così Ecco, prendiamo un po' di input man mano che. la religione che cos'è? Il termine religio, religio, latino classico, è un termine che viene utilizzato da Cicerone nel De Natura Reorum, viene usato da Lucrezio nel De Rerum Natura, ma che poi con Tertulliano e quindi con la patristica cristiana arriva ad avere un'altra accezione, cioè l'unica vera fede, in contrapposizione alle superstitiones, che quindi sono i culti falsi, i culti menzogneri, in contrapposizione all'unica vera fede. È chiaro che in una pluralità, cioè parlando di religioni, ci troviamo di fronte a una contraddizione di termini, perché se religione è l'unica vera fede, come fanno a esserci le religioni? Quindi è un termine che nasce in questa accezione con il colonialismo, con la nascita un po' dell'antropologia, quando si entra, quando il mondo occidentale cristiano entra a contatto con mondi che non siano monoteistici, come quello giudaico e quello islamico, e che non siano pre-cristiani, come quello greco, quello egizio, quello romano, eccetera, ma che hanno dei sistemi totalmente altri, che non sono quindi né pagani né abramitici, e quindi si inizia a parlare di religioni, però insomma è un termine, secondo me, problematico, non è un termine neutro, è un termine confessionale, è un termine che ha una determinata accezione storicamente parlando. E quindi, insomma, ragioneremo di questo, perché non è una questione solo terminologica, perché quando si conosce un'altra cultura, anche antropologicamente, le categorie, anche semplicemente lessicali, che noi utilizziamo per definire quella cultura, di fatto la plasmano. Cioè, le parole sono classificazioni. Se noi arriviamo in un'altra cultura con le nostre categorie, ovviamente quella cultura non la lasciamo parlare, quella cultura la descriviamo e la trasformiamo in uno specchio di noi stessi. Questo è il rischio fondamentale. Quindi la storia delle religioni sì, ma non solo storia, che non sia solo storia. La storia delle religioni potrebbe essere un'occasione, di interdisciplinarietà. Spesso si parla di interdisciplinarietà. E questo è un problema in realtà, perché se ne parla tanto, si fa poco, secondo me, oppure se ne fa soltanto nelle scienze dure, perché in Egitto, per esempio, per tornare, quindi facendo un ponte con l'altro corso, Tutankhamon, no? Famosissimo Tutankhamon, bene che Tutankhamon fosse il figlio di Akhenaton, si era solo ipotizzato fin tanto che l'analisi del DNA della mummia KV62 di Tutankhamon non ha permesso di capire che era il figlio, quindi che tramite l'analisi del DNA nucleare, era il figlio di Akhenaton, che è il possessore, il proprietario della mummia, della KV55. Questo l'ha permesso un'interdisciplinarietà, sì, ma tra scienze dure, mentre l'interdisciplinarietà tra scienze morbide purtroppo non c'è, o perché si utilizzano dei linguaggi diversi. Ho fatto l'esempio di religioni, che usa la storia delle religioni, di sistema di credenza, che usa l'antropologia. Quindi spesso c'è un'incapacità comunicativa che secondo me tradisce in realtà una pigrizia mentale, perché ogni scienza ha le proprie categorie ed è difficile uscire da quelle categorie. E quindi la storia delle religioni secondo me deve essere un'occasione per unire la storia, unire chiaramente l'archeologia quando parliamo di culture antiche, dove la storia magari è fatta da altri, da culture posteriori come i greci e romani, ma anche l'antropologia, ma anche la sociologia. Citavo prima Durkheim, che appunto riflette sul rapporto tra società e religione, e sono appunto, ma anche appunto, se pensiamo ai primi psicanalisti, si occupavano tantissimo, Freud si è occupato tantissimo. Freud era anche uno storico delle religioni, se vogliamo, così come fu Velikovsky, così come fu Jung. Quindi il mito, non soltanto in una lettura psicanalitica, ma anche di per sé stesso, come campo di indagine di per sé stesso, era oggetto di studio e quindi interdisciplinare. Secondo me la storia delle religioni, in una prospettiva diacronica, quindi storica, di successioni di fasi temporali, dovrebbe poter tornare a fare questo. Quindi nel corso non è che approfondirò, che ne so, l'Islam, il buddismo, no? Non è che servirebbe. Sono talmente tanti culti che perderci a esaminare dei casi di studio, forse sarebbe fine a se stesso. Credo sia molto più importante ragionare sui concetti, sul rito, su cos'è un'iniziazione, cos'è un rito, cos'è un culto,
cos'è una religione, cos'è un simbolo, su queste cose qua, perché poi così chi segue il corso avrà la possibilità di capire in chiave più critica qualunque occasione di culto, di religione con cui entrerà in contatto. Esattamente, no, grazie per questa spiegazione appunto precisa, come viene notato anche dai commenti. Il corso di storia e religioni partirà anche questo sempre la prima settimana di marzo e si svolgerà invece il giovedì dalle 17 alle 18. E ricordiamo sempre che chi vuole farci delle domande per questi ultimi minuti può sempre inviarcele nei commenti qua sotto oppure attraverso il nostro canale WhatsApp. E al numero in sovraimpressione 0432 65 2376. E proseguendo, diciamo così, scegli un tuo libro, uno solo perché ne hai scritti troppo e quindi non abbiamo tempo. Scegliene uno, quello che tu vuoi consigliare in questo momento di leggere al nostro pubblico o di approfondire anche solo una parte. E poi ci racconti quindi anche su cosa stai lavorando. Ecco, prima di tutto scegli un libro che vuoi consigliare a chi è chiaramente interessato a questi due corsi, a queste tematiche. Allora, proprio Memorie del Mito, perché è l'ultimo lavoro ed è uscito a maggio del 2019, e perché si sposa bene almeno in alcuni suoi capitoli, in alcune sue parti, con quelle riflessioni che vorrei portare proprio nel corso di storia delle religioni. Memorie del Mito è interdisciplinare ed è anche interculturale, perché affronta insomma, un ventaglio di culture antiche e moderne diverse, appunto, non come una carrellata di casi di studio che, insomma, lascia il tempo che trova, proprio con un discorso, anche dialettico tra i capitoli. Ci sarà sempre un capitolo mio, quasi sempre un capitolo del coautore, che è Federico Divino, laureato all'Università di Roma, alla Sapienza in Lingue e Civiltà Orientali e poi in Antropologia Culturale all'Università di Venezia Ca' Foscari. Lui si occupa soprattutto di buddismo, di filosofia buddista, non solo in India. Tra l'altro, oggi il buddismo in India non c'è più. Piccolo dettaglio: c'è sempre il buddismo associato all'India, ma oggi il buddismo in India è estinto. E da una prospettiva sua di orientalista che si occupa dell'estremo oriente, e mio invece che mi interesso del Mediterraneo, del vicino oriente, soprattutto nella prospettiva dell'ebraismo, ma non solo, abbiamo esaminato alcune questioni tra filosofia, antropologia, storia delle religioni, eccetera, e antropologia, l'ho già detto, penso. Nella prospettiva dialogica, c'è cioè un capitolo suo, un capitolo mio, quindi è stato un lavoro che consiglierei anche proprio come, anche diciamo, propedeuticamente al corso di storia delle religioni, perché fosse interessato. Attualmente invece sto lavorando alla tesi di laurea magistrale, che è rapporto tra il Gesù storico e i gruppi politico-religiosi del primo secolo, ebraici. Cioè, E 5 ci da può 2 fare anche Celti. una piccola anticipazione sull'esito a cui porterà, insomma, dopo che avrai discusso anche questa tesi? Allora, sì, beh, la tesi poi mi piacerebbe pubblicarla, insomma, quindi Esatto, dopo la questo. laurea mi piacerebbe pubblicarla, vedremo quando, come. Magari, insomma, chi è appassionato del tema dirà: ma perché un altro testo su questo? Perché è stato veramente pubblicato tanto. Però una bella fetta di testi, secondo me, sono viziati da un certo sensazionalismo e quindi vanno eliminati, non quelli accademici, intendo quelli così più divulgativi. E un'altra fetta di testi sul punto è viziato, secondo me, da una prospettiva, non dico necessariamente confessionale, ma comunque viziata dalla prospettiva del Gesù cristiano. Gesù non era cristiano, era un ebreo, però ovviamente noi lo conosciamo fondamentalmente tramite testi cristiani, e quindi la prospettiva che abbiamo spesso anche in ambito storico critico è viziata da questa prospettiva, secondo me, proprio per la necessità, appunto, quasi etnografica di entrare in una cultura, in un contesto che purtroppo non c'è più, quindi non si può andare a inserirsi fisicamente in quel contesto, bisogna cercare di farlo teoricamente. E quindi cercare di fare un lavoro che sia più completo, che sia
un po' di sintesi e di critica delle varie ipotesi, delle varie posizioni espresse finora, ma che cerchi di essere il più completo possibile e che anche si faccia veicolo di tante mie ipotesi che negli anni ho formulato sull'interpretazione di alcuni passi evangelici, di alcuni logion di Gesù, di alcuni logia di Gesù, Comunque di. elementi E di normatività. del contesto proprio storico e sociale del giudaismo del primo secolo. Sì, ok, perfetto. Allora, io anzitutto vorrei ricordare anche che tutte queste nostre attività si svolgono in collaborazione con il Club per l'UNESCO di Udine, e quindi lo che ringraziamo sempre molto, e per tutto il club ringraziamo la sua presidente Renata Capria D'Aronco, che è sempre presente con noi. E poi passerei alla domanda che era comparsa in sovraimpressione, eccola qua, che ci arriva da WhatsApp, e quali sono le fonti a cui fai riferimento. Questo è effettivamente interessante, perché nel lavoro dello storico chiaramente la cosa, mi confermerai, no, più importante cioè si parte chiaramente dalle fonti, no? E quindi, siccome tu chiaramente anche nei tuoi lavori porti, diciamo, appunto, come dicevamo prima, anche alcuni elementi di originalità, no? Di innovatività nel pensiero, no? Degli storici, o comunque ti inserisci anche in alcuni filoni preesistenti, però, insomma, non soltanto ricalcando ciò che già è stato detto, ma anche appunto portando elementi originali. Ecco, quindi, quali sono le fonti? Tra l'altro, ti chiedo anche se in questi anni hai avuto modo di andare dove possibile in loco, per esempio in Egitto o in alcune altre zone che possono essere di tuo interesse, chiaramente, Allora, per beh, Parigi. purtroppo archeologicamente non ho potuto neanche fare lo scavo che sarebbe previsto come tirocinio per la magistrale in archeologia che sto frequentando, chiaramente a causa della situazione attuale, quindi speriamo in futuro che sia possibile. Per quanto riguarda le fonti, invece penso si intenda in relazione alla tesi, beh, allora, come fonti primarie. Nuovo Testamento, chiaramente, i testi anche apocrifi, gnostici, la patristica, le fonti di primo secolo, che possono essere Fra Giuseppe, possono essere Filone, d'Alessandria, eccetera. E per quanto riguarda, insomma, è un'analisi storico-critica, filologica sul Nuovo Testamento, sulla fonte Q, per chi, insomma, conosce di cosa stiamo parlando, eccetera. Per quanto riguarda le fonti secondarie, vari studiosi italiani o stranieri, tra gli italiani posso citare senz'altro Mauro Pesce, Giovanni Filoramo, Remo Cacitti, Certo. insomma, ecco, Giorgio Jossa, eccetera. E tra quelli stranieri, Reza Aslan, Robert Eisenman, James Tabor, Bart Ehrman, insomma, solo per citarne alcuni con i quali mi trovo concorde almeno su alcuni punti, insomma, però certo il tema insomma, però il tema delle fonti è senz'altro importante. Fonti del Gesù storico chiaramente sono quelle, no? Il punto è l'analisi, la comparazione, la critica che ci si può fare. Le fonti, grosso modo, sono sempre quelle da 100 anni, ovviamente, dalla scoperta del 45 dei testi gnostici a Nag Hammadi e nel 47 a Qumran di Rotel ben Vorto, che ovviamente non parlano di Gesù, ma parlano di una corrente del giudaismo di primo secolo e quindi ci danno una prospettiva diretta e insomma, diretta e nuova sul giudaismo del tempo di Gesù. Bene, allora grazie Andrea e di Leonardo. Direi che abbiamo così, come dire, toccato un po' alcune tematiche che si svolgeranno nei corsi, alcune delle cose, degli argomenti appunto di cui si occupa Andrea di Leonardo. E questa presentazione chiaramente finisce qui, ma per chi vuole iscriversi, appunto, le informazioni le potete richiedere ai contatti che vedete scorrere in sovraimpressione. E vi rimandiamo poi al nostro prossimo appuntamento, che si svolgerà appunto martedì 16 febbraio, quindi la prossima settimana, sempre alle 18:30, sempre su questa pagina dell'Università Senza Età di Campo Formido, in cui Antonella Baisero, che è la nostra presidente, intervisterà
Beh, facciamo in questo caso il gioco delle tre carte, quindi ci scambiamo di posto. Intervisterà me in questo caso perché come docente del corso di genealogia. E quindi vi aspettiamo, io Antonella, per martedì alle 18:30. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Per informazioni contattateci senza nessun problema. E non so, Andrea, se vuoi lasciare anche se hai un riferimento, un blog, una cosa da indicare o un Insomma, indirizzo vuoi, per ho qualcuno i che vuole profili semplicemente cercarti? social, Facebook, Esatto. Instagram, o anche il sito adrianardo.it, insomma, poi profili Accademia, LinkedIn, eccetera. Lo trovate, se scrivete Andrea Di Lenardo lo trovate dappertutto. Bene, allora grazie di nuovo a tutti quelli che ci hanno ascoltato, grazie alla nostra presidente Antonella Baisero e grazie al nostro Andrea Di Lenardo di nuovo con noi da Campoformido, anche se questa volta a distanza. Ci Grazie a rivediamo Teng. martedì con chi vorrà collegarsi. Grazie a Grazie voi. Andrea, buona serata.